Eccoci di nuovo, sempre presenti nel pomeriggio udinese, in questo secondo giorno della settimana. Ieri eravamo negli studi, oggi vi riportiamo in quella che è la cornice di casa, la cornice dello Stadio Friuli, del Blue Energy Stadium, dove l'Udinese quest'anno comunque ha fatto le sue fatiche, tante, magari analizzeremo anche questa tematica nel corso del nostro pomeriggio insieme, però per fortuna è un Udinese che ha colto la salvezza andando a vincere in trasferta le partite pesanti, 5 su 6 nel bottino complessivo, quella determinante, quella di Frosinone dello stadio Benito Stirpe, serata che andremo a rivivere, una serata in cui c'è stato un epilogo ottimo, però faremo anche tutte le riflessioni del caso, perché lo ha detto il patron Giampaolo Pozzo, è chiaramente una salvezza che può rendere felici per come è arrivata, per come è stata difficile, ma addirittura lui ieri a Udinese Tonight ha usato la parola vergogna per essere arrivati all'ultimo momento, quindi è una presa di posizione forte, giusta del patron che è ambizioso e che vuole guardare avanti. Chi mi farà compagnia dopo il passaggio a vuoto di ieri, perché ieri l'abbiamo dedicato pomeriggio Udinese alle tante voci che avevamo raccolto nel post salvezza, è Davide Marchiol di Tuttomercatoweb. Ciao Davide. Buongiorno a te Stefano e buongiorno a tutti gli amici di TV12. Entriamo nello specifico, insomma, le tematiche le ho messe un po' sul tavolo per anche andarci un po' a rivivere le emozioni che ancora sono freschissime della partita del Benito Stirpe in attesa della riproposizione integrale della partita che arriverà domani pomeriggio per via del classico embargo per i diritti della Lega, però ci andiamo a vedere la consueta sintesi musicata del match che ha consegnato il 30° anno consecutivo di Serie A all'Udinese. È il momento della verità, l'Udinese si gioca insieme al Frosinone e all'Empoli la salvezza in Serie A. C'è posto per due squadre su tre e saremo collegati su due campi, ma tutto passa da Frosinone. Benvenuti allo stadio Benito Stirpe, amici appassionati bianconeri di TV12, un saluto da Stefano Giovanpietro, tutto in una notte. Batte Samar, Zic verso Christensen, la palla che resta lì, Cerofolini l'allontana, Pagero, Brender, Cerofolini. Sbaglia qui Lirola, Brender e Luca sul pallone, Brender! La palla finisce addosso a Brender, Cerofolini dice di no al vantaggio dell'Udinese. Zortea, prova lui, Zortea, sinistro, Okoye. Zortea proprio lui dalla bandierina verso Okoye, Okoye! È volato Okoye all'incrocio dei pali, mamma mia che parata! Il tiro di Sule traversa. Il Frosinone prova ad attaccare sulle per Brescianini, Brescianini in area. Uff. Percussione offensiva di Zortea che calcia Okoye. Prende anche questa. Mentre Camara lancia il pallone in area, Luca la palla resta lì. Davis! Segnato Keenan Davis, un gol pesantissimo, il primo in Italia, il primo in Serie A di Keenan Davis, che sblocca la partita di Frosinone con una fucilata sotto Cerofolini, Udinese che la sblocca con Davis, un gol pazzesco di Davis. Ha segnato l'Empoli. Niang. Attenzione a Valeri che calcia con il sinistro. Fuori, fuori, fuori. Ed è finita qui il triplice fischio di Doveri.
L'Udinese è salva con il gol di Kane Anderis al 76esimo della partita di Frosinone. Esplode la gioia della panchina, esplode la gioia dei mille e oltre arrivati al Benito Stirpe. Sono bellissime le lacrime di gioia di Capitan Wallace e di capitano in panchina Pereira, che non ha potuto giocare nemmeno oggi, ma c'è stato insieme a Toven. Hanno provato a esserci tutti a disposizione di Cannavaro. Il Frosinone in Serie B, l'Udinese è salva e andrà a giocarsi la Serie A per il 30° anno consecutivo. Ancora tante emozioni vivide, perché chiaramente è una partita che ricorderemo per molto tempo. Magari poi non è stata bellissima, ma comunque ha avuto i suoi picchi. E questo finale, Davide, insomma, anche la crudeltà del calcio, perché davvero, lo diciamo con la massima sportività, forse il Frosinone delle tre, almeno io penso così, era quella che potesse meritare un po' di meno la retrocessione. Il calcio, come detto, è crudele, è fatto di episodi. L'Udinese l'ha girato a suo favore con il gol di Davis, si è salvata, o comunque con merito. L'Empoli l'ha acciuffata per i capelli al 93°, il Frosinone è andato in B. E vedere proprio questa contrapposizione, no? Le lacrime di Francesco abbracciato da Cannavaro, le lacrime di gioia invece di tutto quel popolo friulano che è andato in massa allo Stirpe per sostenere la squadra, cioè, ci ha riempito il cuore di gioia, dai. Sì, assolutamente. E al gol di Davis, tuttora, nonostante siano passato un bel po' di, ormai un giorno intero dalla partita, mi viene ancora la pelle d'oca. Non posso fare stile The Rock mostrandola, perché la telecamera non la catturerebbe, però è stato un gol dell'importanza capitale. E io credo che al di là di tutta la partita ricorderemo specificatamente quel momento, perché è stato un po' il momento della liberazione. Frosinone, come hai detto giustamente tu, ha un'idea di gioco, stava dominando la gara, e non credo ci ricorderemo purtroppo gli altri minuti. Dico purtroppo perché passerà leggermente secondo piano, secondo me, un'altra grandissima prestazione, che è quella di Maduka Okoye. Perché soprattutto la parata sull'incornata di Okoli è stato uno dei fattori decisivi per permetterci di arrivare a metà secondo tempo, a giocarci ancora la partita, per poi andare a vincerla. Risultato fondamentale, perché l'Empoli ha ottenuto l'ennesima vittoria nei minuti finali, e sapevamo che la Roma non avrebbe probabilmente opposto grandissima resistenza, quindi almeno io personalmente non sono mai stato tranquillo fino a quando non ha segnato appunto Davis e ci ha permettendoci di andare a portare a casa una vittoria, perché era quello che serviva. Poi chiaro, umanamente parlando, dispiace vedere il Benito Stirpe e di Francesco in lacrime, perché oggettivamente stavano facendo veramente un piccolo capolavoro, un progetto molto giovane, basato su tanti prestiti, cosa che può essere sia un pregio che un difetto, perché poi Frosinone adesso dovrà capire come sostituire tutti i ragazzi che rientreranno nelle rispettive basi. Però è un Frosinone che ha espresso un bel calcio in questa stagione, ha dimostrato di avere idee chiare e spesse volte ci ha messo in serissima difficoltà, costringendo poi appunto Okoye alle parate che stiamo vedendo anche in questi replay. Tiriamo un sospiro di sollievo, diciamocela tutta, tiriamo un sospiro di sollievo. È stata un'altra partita molto complessa, portiamo a casa 3 punti e soprattutto l'obiettivo più importante, che è la salvezza, perché la Serie B sarebbe stata veramente un purgatorio. Assolutamente d'accordo con la tua analisi, tra l'altro anche imperversando, ecco così, nella serata di domenica, per le piazze, per le strade, anche nel pre, abbiamo visto quella presa di consapevolezza dei tifosi, perché poi c'è sempre quella piccola frangia che magari è limitata, che però dà quel solito slogan, un anno di Serie B fa bene, ti sveglia, tra virgolette, e invece tanti che dicevano assolutamente no, sarebbe stato chiaramente un disastro, ma questo lo si sa in primis, lo sappiamo noi, lo sanno i tifosi, lo sa la dirigenza, che ha sicuramente scampato il pericolo di una stagione difficile che si è chiusa
Non ti preoccupare, perché poi sugli altri protagonisti torniamo, perché un approfondimento su Okoye va fatto, però è chiaro che dobbiamo dar spazio a Davis. Certamente. È una bella sceneggiatura, io l'ho chiamata così, perché è un giocatore che arriva al posto di Beto, poi sostanzialmente era più lui l'erede di Beto che Luca, perché Luca già c'era quando Beto comunque faceva ottime cose nel precampionato. Arriva, è davvero un calvario incredibile, gioca quegli 8 minuti con la Lazio, 8 minuti che sono bastati a far vedere la qualità del giocatore, si rifà male, scompare dai radar, alla fine torna e diventa alla fine il chiavistello di questo campionato. Sfortunato a Bologna, a palo, magari un po' impreciso con l'Empoli, e secondo me è giusto e quasi che sia stato lui a griffare questa salvezza, e chissà che non sia anche un gol che gli possa donare una prossima stagione un po' più tranquilla dal punto di vista fisico. Beh, ce lo auguriamo tutti. Dopo il palo che Davis ha centrato con il Bologna, mi ricordo che proprio chiese a Cannavaro in conferenza stampa un po' come si era comportato dopo in spogliatoio con il ragazzo, anche perché poteva essere veramente un gol liberazione per lui, e c'era il fortissimo rischio che magari entrasse nel tunnel del non me ne va mai bene una, scusate l'impappinamento, perché arriva, infortunio, ricaduta, torna, nuova ricaduta, torna, all'occasione per svoltare la sua stagione e finisce con il centrale in palo. Io credo che tantissimi giocatori lì avrebbero un po' mollato, purtroppo, perché sembra veramente la stagione maledetta. Davis ha avuto il merito di continuare a insistere, ha fatto tutti i subentri importanti, non ricordo gare in cui si è subentrato non riuscendo a impattare minimamente il match, e con il Frosinone si ha raccolto il giusto premio sbloccandosi. Cannavaro disse che la ruota prima o poi gira per tutti, e per lui ha girato fortunatamente per lui nel momento giusto, perché è un gol di capitale importanza e che speriamo gli dia slancio per il futuro. Chiaro che, ecco, lo storico del ragazzo non va sottovalutato, è uno storico che comunque parla di qualche acciacco fisico muscolare di troppo. Quindi per chiunque sarà la nuova guida tecnica, se si continuerà con Cannavaro, se sarà nuova, sarà fondamentale capire in primis come gestirlo e se sia il caso effettivamente di affiancargli qualcuno per far sì che lui possa lavorare con tranquillità e serenità per essere fisicamente al 100%. La mia sensazione è che questo è un ragazzo che, anche per il fisico, la struttura fisica che ha, debba fare dei lavori proprio specifici per essere al top della condizione, e sappiamo che la Serie A purtroppo ti impone tempi sempre molto stretti per adattarti, quindi sicuramente l'anno prossimo secondo me Davis dovrà fare parte di questo progetto, però bisognerà fare anche attentissime valutazioni, perché purtroppo sappiamo già che è un ragazzo che qualche acciacco qui e là, purtroppo, ripeto, potrebbe avercelo. Sull'argomento attaccanti ha parlato anche Giampaolo Pozzo, gli inconvenienti, così l'ha chiamato e così abbiamo titolato anche l'estratto che vi andiamo a proporre, perché è chiaro, il discorso generale di Giampaolo Pozzo è stato veramente franco, schietto e sincero, al di là poi delle varie tematiche toccate, il suo filo conduttore del pensiero è: siamo contenti del 30° anno in Serie A, però non vogliamo mai più trovarci in situazioni del genere, quindi qualcosa non è andato e non siamo nemmeno troppo soddisfatti di questo, al di là dell'obiettivo raggiunto. Sugli inconvenienti ha detto che è effettivamente l'unica parziale giustificazione è stata questa reiterarsi di infortuni nel reparto offensivo, quindi ha parlato anche e soprattutto di Davis. Sentiamo le parole di Giampaolo Pozzo. Diciamo che è stato un anno particolare, perché il progetto, come sempre, non era di arrivare l'ultima giornata, anzi gli ultimi 10 minuti, per mantenere la Serie A. No? Normalmente il progetto è di giocarci, diciamo, il campionato normale, senza sofferenze, e con la speranza di qualche coppa europea, di entrare in qualche coppa europea. Però negli ultimi anni non è andata così, ecco, però c'è sempre questa speranza. Quest'anno è successo di tutto, soprattutto sono stati gli incidenti agli attaccanti, perché noi abbiamo preso 2 attaccanti nuovi, tra questi è Davis, che appunto ha fatto il gol della salvezza, no?
che però per problemi fisici non abbiamo mai utilizzato e quindi abbiamo avuto questa carenza, che nel progetto invece era previsto di avere altri due attaccanti validi, importanti in più. Ecco, quindi, e da lì è nato un po', poi tanti altri inconvenienti, eccetera, che ci hanno portato ad arrivare agli ultimi 10 minuti del fine campionato. Vabbè, è andata bene, siamo stati fortunati, però non mi congratulo con la società, con me stesso, eccetera, per quello che si è verificato. Però devo dire che abbiamo avuto una stagione avversa. Ecco. Certo. Voltiamo pagina e ricominciamo da capo, dimenticando. Mettendola via, no? Ecco, prima, bravo, possibile, sì. E guardando avanti. Sì. Queste le parole di Giampaolo Pozzo, che sostanzialmente dice giriamo pagina dimenticando questa stagione, ma poi fino a un certo punto, perché come detto il concetto è anche quello di apprendere la lezione. Poi è chiaro che gli infortuni puoi magari cercare più possibile di prevenirli, ma non puoi prevederli fino in fondo. Chiudendo l'argomento Davis, tra l'altro, non so se l'hai notato anche tu, ne parlavamo anche in redazione con Alessandro Sursa, Davis che secondo me anche il gol stesso a Frosinone l'ha segnato in condizioni fisiche non perfette, perché c'è stata un'azione in cui ha provato un colpo di tacco, si è toccato di nuovo un po' la coscia, l'abbiamo visto parlottare con il dottor Tenore, però secondo me hanno deciso che era talmente importante che non ci stava a uscire. È uscito nel finale per far entrare Cabasele, per rinforzare la difesa, però è l'ennesima dimostrazione che il ragazzo non è fortunato, comunque non è arrivato nemmeno a 200 minuti, pochissime presenze, anche questa situazione un po' incerta a Frosinone. E quindi torniamo a quel discorso, vanno fatte attente valutazioni su questo punto di vista, su quanto possa dare effettivamente affidamento. È chiaro che è un giocatore che non giocherà mai tutte le partite del campionato, però tra giocarle tutte e giocarne 7-8 ne corre. No, assolutamente, è chiaro che l'obiettivo probabilmente dovrà nel suo caso essere trovare la giusta via di mezzo, capire come gestire il fisico, capire come gestire gli allenamenti, perché i mezzi sono interessanti, sono importanti. Probabilmente se non ha fatto la carriera che, diciamo, un certo tipo di carriera che di solito i giocatori con quelle capacità riescono a fare, è perché evidentemente purtroppo ha un freno che probabilmente è dettato dal fisico, perché ha avuto infortuni anche nelle sue altre avventure tra Watford e Aston Villa, quindi purtroppo il suo storico è un po' quello. Quindi per lui sarà fondamentale, appunto come dicevo prima, capire come gestirsi. Chiaro che, ecco, ci sono credo tutte le possibilità di fare un minutaggio più alto rispetto a quello bassissimo che ha avuto in questa stagione, forse perché, essendo un ragazzo nuovo, non conoscendolo, probabilmente anche lo staff tecnico ha dovuto un po' capire come iniziare a gestirlo e a valutare come impiegarlo, tant'è che poi è solo nel finale che effettivamente è riuscito ad avere questi spezzoni, non stando, come sottolineavi giustamente tu, ancora al 100%, perché anche col Frosinone si è toccato un paio di volte, e anche contro l'Empoli, che ha giocato una spezzone importante, la sensazione è che la benzina fosse per 20 minuti, perché poi negli ultimi 10 ha faticato un po' a trovare ritmo. Davis, ecco, quindi credo che debba fare sicuramente parte, ecco, del progetto Udinese dell'anno prossimo, può essere un elemento interessante per il reparto d'attacco. Attenzione a non basarci troppo, ecco, sui suoi gol e sui suoi minutaggi. Bisognerà fare un'attenta valutazione su chi ha affiancati, se riscattare Luca, se inserire un terzo giocatore di fisico in un ruolo da centravanti, per poi andare a fare una valutazione sulle seconde punte e calibrare tutti i vari minutaggi e tutte le varie opzioni disponibili per la guida tecnica dell'anno prossimo. Assolutamente sì, con Luca hai ricordato molto bene, con l'Udinese che ha il diritto di riscatto, insomma solo qualche settimana fa
Dopo il gol segnato a Lecce avevamo ospite qui Gianluca Di Marzio, esperto sicuramente di calciomercato, che ha detto non vedo perché l'Udinese non debba andare a riscattarlo, però è chiaro che poi si fanno le valutazioni, la cifra mi pare fosse sugli 8 milioni e mezzo di euro, tra l'altro una cifra che è vicina a quella che è stata investita per Brenner, che è un altro giocatore sicuramente da ritrovare, anche lui in scia a Davis non è mai stato praticamente a completa disposizione, nel momento in cui stava forse in rampa di lancio ha avuto il problema personale che lo ha costretto a tornare in Brasile, quindi davvero anche per lui una stagione sfortunata. E poi arriviamo al capostipite della sfortuna e dei problemi fisici, perché c'è Gerardo Lofeu che 30 secondi dopo la salvezza pubblica voglio tornare da te amore con la grande, riferito all'Udinese, quindi un messaggio tra l'altro importante di amore. Lui è sempre stato vicinissimo alla piazza, al tifo, fece quel post sui brividi che gli aveva dato l'Ale Udin all'86esimo della partita col Napoli, quando tutto sembrava volgere verso una retrocessione. È un De Lofeu che pensa a rientrare, e ieri anche insomma tra le righe Pozzo una battuta l'ha tolta, ha detto lo aspettiamo anche perché ha una certa età, detto questo, comunque classe 94 De Lofeu va per la Trentina, e quindi cioè, è anche lui un nodo importante, sia lui che Brenner secondo me sono nodi sì. da capire per l'attacco dell'anno prossimo. Sì, beh, diciamo che ecco, partendo da Brenner, ecco, per lui proprio si parla di sfortuna, perché è arrivato sanissimo, integro, e ha saltato tutta la fase di ambientamento a causa di un tipo di infortunio, dove c'è poco da dire, succede nelle carriere degli atleti di avere anche infortuni di quel tipo, si è operato, l'ha sistemato. Chiaro che un po' alla volta dovrà iniziare a capire che cosa sia il calcio italiano, gli schemi i nuovi schemi eventuali dell'Udinese quest'estate. È tutto nuovo per lui, quindi speravo, ecco, negli scorsi collegamenti parlando di Brenner, speravo che magari quel mese di preparazione fatto con la squadra lo aiutasse un pochino ad essere più impattante, non è stato così, abbiamo visto qualche sprazzo di cosa sappia fare contro il Frosinone, purtroppo ha avuto una chance molto importante subito essere divorata, però poi in generale ecco, si è visto già un passettino in avanti da parte di Brenner in quel di Frosinone, soprattutto nell'atteggiamento, che sarà fondamentale per recuperare il gap che ha accumulato. La società credo punti tantissimo su di lui, perché l'investimento è stato importante, e per quello che abbiamo potuto vedere comunque i mezzi ci sono, non è Davis, non è Lucca, va sfruttato al meglio, e anche lui dovrà capire come può adattarsi al calcio italiano. Per De Lofeu è chiaramente un punto di domanda, è un'incognita, perché in ogni caso anche dopo aver recuperato dai tutti i problemi al ginocchio che ha avuto è praticamente fermo da un anno e mezzo, quindi andrà recuperato il ritmo allenamento, il ritmo partita, dovrà di nuovo trovare le giuste chiavi di lettura in gara, non sarà facile, penso proprio che ci proverà, poi sulle possibilità di successo vedremo, speriamo, perché avere Gerard al 100% è un valore, sarebbe un valore estremamente aggiunto, è un giocatore che per la metà destra della classifica è un lusso clamoroso, è un giocatore sicuramente da piazze più importanti e dai mezzi da Coppa Europea sicuramente. Chiaro che con le sfortune che ha avuto al ginocchio, però non può non essere un punto di domanda per l'anno prossimo. Assolutamente sì, prima di parlare di alcuni singoli, perché chiaramente ci sarà anche quello di cui parlare, dobbiamo affrontare il discorso, lo hai detto te, lo hai messo un po' qui e lì, no? Come il pepe, quanto basta, del fatto che la guida tecnica giustamente ancora non è stabilita per nulla, e tra l'altro andiamo a sentire proprio Pozzo sullo staff tecnico, perché è stato anche qui abbastanza chiaro, ha dato un orizzonte temporale che possono essere una decina di giorni o qualcosa di più affinché verranno prese le decisioni più giuste e si partirà chiaramente anche magari dal ruolo di responsabile dell'area tecnica, ma prima ancora da quello di allenatore. Non è detto che sia Cannavaro, sentiamo cosa ha detto a riguardo Giampaolo Pozzo. Io principalmente sono un tifoso, mi piace vedere la mia squadra a vincere, e quindi se non vince è chiaro che non batto le mani, non sono soddisfatto, e questa è la logica per cui
accetto pienamente le critiche e mi faccio le autocritiche, anche se in effetti poi chi è realmente responsabile lo staff tecnico, tutti quelli, però alla fine abbiamo scelti noi e quindi se hanno fatto degli errori abbiamo la responsabilità. Ecco. Che si fa con lo staff tecnico, Cannavaro? Adesso abbiamo appena finito, mio figlio adesso parlerà con lui, vediamo un po' cosa faranno. Hanno parlato quando è stato ingaggiato di questo fine campionato, adesso devono parlare per il futuro. Quindi si comincia a costruire il futuro da che basi, da dove partite? Ovviamente credo che lo staff tecnico sia una delle prime pietre da mettere. Questo è fondamentale. Quello dirigenziale poi magari anche? Stiamo rivedendo un po' tutto, ecco, no? È appena finito, sì. No? Quindi adesso ci vorrà qualche decina di giorni per delineare definitivamente, diciamo, lo staff, l'organigramma per il prossimo anno. Allora, e qui è sicuramente non un ginepraio, però sicuramente è una situazione che va chiarita, va districata, perché è molto molto delicata, è una delle più importanti, decidere l'allenatore. Ben evidente che l'anno scorso i cambi sono stati due, comunque si è partito con Sottil, è arrivato Cioffi e poi Cannavaro. Va valutato, non è un mistero, lo avevamo anche detto, che la firma di Cannavaro era arrivata proprio senza alcuna rassicurazione sul futuro, con veramente solo quelle partite residue da giocarsi per la salvezza. Cannavaro, che ha accettato l'incarico insieme al fratello Paolo, anche all'altro collaboratore Troise e Giampiero Pinzi, che non dimentichiamo minimamente, e comunque alla fine la barca l'hanno portata in porto con praticamente 9 punti, mai perso tranne quei 18 minuti con la Roma, che non so tra l'altro a livello statistico se è considerabile una sconfitta per Cannavaro, per Cioffi, per tutte e due, ma al di là delle battute comunque è un Cannavaro che ha fatto il suo e l'obiettivo l'ha portato a casa. Quindi da una parte c'è questo, quanto ha influito, insomma, quanto è stato positivo l'ingresso di Cannavaro, quanto magari c'è stato poco tempo per valutarlo approfonditamente, dall'altro sicuramente un Udinese che si sta muovendo su altri fronti e stanno uscendo, come riportate anche voi e un po' tutti gli organi di informazione, con nomi che non sono assolutamente male, che intrigano. In prima linea ci mettiamo Baroni e Dionisi, un po' più in là suggestione, c'è anche chi parla di Juric, mi sembra difficile, però comunque già gli altri due nomi fan sì che vengano fatte delle riflessioni, ecco. Sì, beh, chiaramente, ecco, diciamo che Cannavaro si è guadagnato qualche tacca, ecco, sicuramente, perché da questo punto di vista, perché comunque gli è stato chiesto di salvare una squadra che, come ha sempre ricordato anche lui, per tanti era già una delle principali candidate alla retrocessione, riesce a salvarla. Quindi chiaramente si è guadagnato un po' di credito. Le valutazioni credo saranno soprattutto basate sul fatto che però non sappiamo, ecco, che Cannavaro allenatore in Serie A dal primo giorno, quindi dal ritiro estivo, che idea avrebbe, che tipo di calcio vorrebbe portare, come vorrebbe andare a gestire i ragazzi nel corso di tutta una stagione e non di singole 5 partite, perché cambia tanto. Lui è arrivato con una situazione già molto ben definita e ha dovuto fare più che altro da mentalizzatore, oltre che da persona chiamata, deputata a gestire, ecco, la gara durante i 90 minuti. In questo è riuscito bene, tutto il resto è un punto di domanda, e quindi credo che i confronti tra società e tecnico serviranno soprattutto per capire quali siano le idee adesso del nostro attuale mister. Chiaro che, ecco, non sapendo, non avendo ancora certezza di una firma con lui, bisogna andare a vedere un po' chi potrebbe eventualmente prendere il suo posto. L'Udinese, diciamo, arriva un pelino tardi da questo punto di vista, perché comunque Dionisi si è liberato già da un po' di tempo, quindi ci sono squadre già che lo hanno sondato e stanno valutando il suo profilo. Baroni allo stesso modo anche, ha comunque un anno di contratto ancora col Verona. Non è una situazione semplicissima, anche perché l'Udinese purtroppo, per motivi strettamente di campo che sappiamo, si è dovuto muovere leggermente dopo.
Adesso vedremo, dipenderà molto da che impatto avrà, penso, Gino Pozzo da Fabio Cannavaro in vista di un anno intero di gestione dell'Udinese. Ecco, può anche darsi che venga riconfermato lui, non è un'opzione da escludere. Assolutamente non è un'opzione da escludere, e tra l'altro è un Cannavaro che comunque ha dato il suo cambiamento, lo ha fatto tra l'altro riuscendo a salvare una squadra che era già data da tutti per spacciata, lo hai detto e lo hai ricordato giustamente Davide. Facciamo così, prima di chiudere il discorso Cannavaro sentiamo cosa abbiamo estrapolato dalla diretta Instagram di Festi e Bosele con qualche bip qua e là, però il concetto che Cannavaro ha espresso alla squadra al termine della gara è eloquente e anche condivisibile nei suoi complimenti ai giocatori. Sentiamo. Anche Italiana. Napolitano! Avete fatto un miracolo, credetemi, perché tutti ve la volevano mettere. Tutti, tutti. Quando sono arrivato già ci davano per... Quando sono arrivato... Quando sono arrivato già ci davano per retrocesso. E avete fatto un lavoro eccezionale, fidatevi, ve l'avevo detto al primo giorno. Però come sempre succede, adesso già bisogna pensare a dopo, eh? Siamo tornati in diretta dopo questo bello estratto, no? Entrare nello spogliatoio ha sempre il suo perché, come dicevamo oggi. Inquadrature, operatore Bosele, intervistatore Camarà con una lattina di birra, con una bottiglia di birra al posto del microfono, però il concetto è chiaro, poi l'ha detto in maniera colorita, però è quello che dicevamo prima, tutti davano l'Udinese per spacciata tra le squadre candidate principalmente alla retrocessione, abbiamo dovuto raccogliere anche tanta tempesta mediatica contraria dopo il caso Maignan, in cui tutti auguravano la retrocessione all'Udinese, ma al di là di questo, comunque, alla fine l'Udinese ce l'ha fatta con le sue forze, battendo il Frosinone. Tornando al discorso Cannavaro, Davide, è evidente che rimane quella grande incognita del non sapere cosa aspettarsi da un allenatore che alla fine in Serie A ha allenato 5 partite e un quarto. Però effettivo, si vede anche da quello che ha ottenuto, che comunque è uno che ha saputo entrare bene nella testa, nel morale dei giocatori, forse anche grazie a quello che è il suo status comunque di ex campione del mondo, di ex pallone d'oro. Sicuramente questo lo ha agevolato. Credo che a questo punto anche queste sono le valutazioni da fare, capire se è sufficiente questa cosa, perché se parliamo di tattica, i cambiamenti che ha fatto Cannavaro, a essere onesti, li aveva già cominciati Cioffi, spostando Samardzic avanti, cosa che chiedevamo da tempo e che non era ancora stata fatta. A livello tattico, quindi, ha un po' continuato sul solco di quello che aveva iniziato Cioffi. Gli va dato merito a Cannavaro, che sicuramente rispetto al suo predecessore, senza nulla togliere, ha una lettura forse migliore della partita, anche osa un po' di più perché ha sempre fatto entrare attaccanti. Alla fine l'Udinese in quello è cambiato. Sì, e soprattutto, anche qui non me ne voglia Cioffi, che umanamente apprezzo molto, ma Cannavaro ha fatto un cambiamento radicale, è passato dalla difesa zona a una difesa mista sui piazzati, perché abbiamo preso una quantità di gol veramente
da quelle situazioni che iniziava ad essere inaccettabile e anche lì non si capiva per cosa si stesse aspettando per cambiare, tant'è che Cannavaro all'ennesimo gol preso con la Roma causato dalla difesa zona su un piazzato allo scadere ha detto boh, ok, forse questo andrebbe cambiato indipendentemente da tutto, quindi Cannavaro comunque qualcosina a livello tecnico e tattico ha provato a portarla, poi chiaro nulla di rivoluzionario, ha condotto comunque una barca che avevano già impostato Sottile Cioffi. Sicuramente lato più apprezzabile da parte del mister è stato quello di aver recuperato un po' tra virgolette tutti, perché Success sembrava finito fuori dal progetto tecnico, un ragazzo che comunque al di là magari di doti da centravanti non proprio sopraffine, con quel fisico tra le linee può essere fondamentale e ha la qualità per essere un giocatore che può avere un suo peso nella lotta a salvezza, tant'è che comunque nel subentro di Napoli è stato fondamentale, nella partita con il Lecce ha fatto un lavoro egregio e i suoi infortuni è stata un'altra brutta botta per noi. Ha recuperato mentalmente almeno Davis e Brenner, che sembravano comunque finiti fuori da ogni idea perché fisicamente faticavano a trovare il modo di arrivare al top. Cannavaro ha sfruttato anche la sua esperienza da calciatore probabilmente per riuscire quantomeno ad averli quei 20-30 minuti che fanno sì che comunque tu abbia due opzioni in più in panchina, per quanto non al top del top, però poi alla fine Success in goal, Davis in goal, questa è una salvezza che è arrivata un po' da tutti, come ha detto lui stesso in spogliatoio, è stata un po' una salvezza del gruppo, al di là di un gioco non particolarmente spettacolare, perché sappiamo perfettamente che l'Udinese ha faticato a creare, ha faticato a tenere un baricentro alto, ha faticato a tenere delle linee in grado di pungere, spesso si è ritrovata a gestire pochissimo il pallone, tutte cose che in estate ci sarà tempo di rivedere. Però Cannavaro a livello di mentalità il suo impatto lo ha avuto come e era quello, diciamo, in cui speravano tutti, perché Cannavaro lo prendi perché da calciatore ha vinto tutto, pallone d'oro, il mondiale, ha vinto qualunque cosa, ha vestito la maglia del Real Madrid, della Juve, ha vestito maglie importantissime, ha condiviso lo spogliatoio con personalità importantissime, quindi aggiungere un elemento così poteva permetterti di sopperire a purtroppo quelle mancanze caratteriali che spesso l'Udinese quest'anno ha mostrato. Fortunatamente il piano è riuscito. Poi chiaro, adesso in estate verranno fatte delle valutazioni più ampie sul come Cannavaro potrebbe impostare un'annata intera dove, lo sappiamo perfettamente, cambia tutto perché devi lavorare su tanti altri aspetti oltre che la testa, perché inevitabilmente comunque qualcosina a livello di gioco l'Udinese dovrà rivederla, perché oggettivamente, come ha detto il Paronpozzo, le ultime settimane sono state particolarmente difficili, ecco, da questo punto di vista. E nell'ottica di un domino di allenatori che sicuramente riguarda magari anche tanto le fasce più alte, perché c'è Thiago Motta che passerà la Juventus, quindi Bologna che ne dovrà prendere un altro, potrebbe essere italiano, la Lazio stessa che pare non voler continuare con Tudor, alla fine di conferme ci sono non tantissime, Gasperini che sembrava anche poter andare via, De Rossi e qualcun altro qua e là. In quest'ottica è chiaro, come dicevi tu prima, che l'Udinese ha anche tempi stretti, perché non sapendo fino all'ultima giornata se era salva o meno, non è che ha potuto mettere troppi ferri in acqua con gli allenatori. Domanda classica da $1 milione, a questo punto, i prossimi 10 giorni potranno già essere decisivi, come lo diamo nel borsino Cannavaro rispetto a una conferma oppure a un'alternativa? È un gioco complicato, perché credo che tanto dipenderà dai colloqui di questi giorni tra proprietà e tecnico. Diciamo che gli si dà comunque una percentuale corposa, io comunque un 50% sulla sua riconferma ce lo metto, anche perché di opzioni sul tavolo, con tutti i cambiamenti che hai elencato che ci saranno in Serie A, non è che ce ne siano tantissime, o punti come sempre su un altro profilo che sarebbe un po' una mezza scommessa dalle categorie inferiori, però a quel punto potresti scommettere su Cannavaro, che comunque almeno questi 2 mesi di lavoro buoni li ha già fatti, che se no per il resto alla fine tutti gli altri tecnici sono già ambiti da tanti, quindi io comunque una percentuale interessante e corposa di riconferma di Cannavaro ce la metto. Poi chiaro, l'Udinese ha comunque la possibilità di offrire a un nuovo tecnico il fatto di essere una piazza che ha tanti mezzi a disposizione per farti lavorare bene.
30 anni di Serie A, una serie di infrastrutture all'avanguardia, un reparto scouting di primissimo livello, ha tante cose per essere attrattiva. Spesso però purtroppo il mercato ti insegna che il tempo che vuoi o non vuoi perdi può metterti un pochino in difficoltà da questo punto di vista, perché lo sappiamo, il mercato allenatori è cominciato già un mesetto fa, ufficialmente, non ufficialmente, è già da marzo che alcune squadre si muovono per altri tecnici, addirittura il Torino è da gennaio che si muove per l'eventuale nuovo tecnico, quindi purtroppo ecco ci portiamo questo strascico dovuto dal fatto che appunto non sapevamo ancora in che categoria avremmo giocato, e anche per il tecnico è un fattore fondamentale per convincere l'allenatore a venire o meno in una piazza. Assolutamente sì, tra l'altro hai nominato il Torino, ma anche la stessa Fiorentina, che alla fine comunque va dalla Conference League, si separerà da Italiano, che appunto è richiesto dalla stessa Lazio, dal Bologna. Sia Fiorentina che Torino sono due squadre per cui il nome di Baroni è sicuramente uscito, quindi è un allenatore appetito e secondo me se lo merita, fa bene a riscuotere questo successo Marco Baroni, che tra l'altro comunque qui ha anche giocato, perché era... Lui sì, anche veniva dato spacciato con il suo Verona. Io ricordo troppo bene che al 3-2, prima del gol di Henry e al finale, era praticamente, non dico esonerato, ma quasi, con De Rossi che era in rampa di lancio per sostituirlo a Verona. Da lì in poi ha scritto una pagina di storia del calcio dell'Hellas, perché si è salvato con una squadra non rivoluzionata, ma di più. A proposito di squadra rivoluzionata, è un Udinese che dovrà fare qualche cambiamento, ancora un ulteriore estratto della lunga intervista fatta da Giorgia Bortolossi a Giampaolo Pozzo, il padrone. Si è parlato dopo staff tecnico, eventualmente qualche cambio in dirigenza, c'è la squadra, e Pozzo ha parlato non di stravolgimenti, ma di qualche ritocco, ecco così, sentiamo cosa ci ha detto. Della squadra invece che cosa succederà? C'è aria di, non lo so, di rifondazione? C'è aria di invece rimettere a posto poche cose? Cosa si aspetta? Poche cose, come ha detto lei, perché qui sono solo dei ritocchi da fare, da recuperare di giocatori infortunati che non possono rimanere infortunati tutta la vita, no? E quindi insomma si recupereranno alcuni. Abbiamo quindi... delle speranze per esempio per Deulofeu? Questo è un lungo degente e spero che insomma si recuperi, perché insomma, se no ha già un'età, sì. Speriamo bene. Ecco. Speriamo no, bene, quindi sì. Lei dice solo migliorare le situazioni, fare qualche acquisto, probabilmente ci sarà qualche cessione, ma non aria di rifondazione, di ripartenza totale. No, perché in effetti la squadra ha delle ottime potenzialità, non le ha espresse, ma per quelle circostanze di cui abbiamo parlato, sfavorevoli, no? Che hanno portato diciamo a questa situazione finale molto, molto critica, però è una cosa che non era mai successa e deve servirci anche magari per aggiungere qualcosa in più in caso che succeda diciamo qualche problema di infortuni, cioè deve avere ancora qualche ricambio, perché il problema è nato da lì praticamente, no? Infortunati e poi vabbè, certe situazioni gestionali che non abbiamo condiviso, no? Sul tema tecnico eccetera, no? Ma insomma la base era questa, che mancava l'attacco e mancavano i gol, questa è la verità di tutta la vicenda. L'attacco abbiamo parlato tanto, torniamo a parlare di protagonisti e torniamo su Okoye, l'hai citato doverosamente tu, perché quelle tre parate non le dimentichiamo, concordo, lo disse nel servizio Alessandro Sursa, parata dell'anno, quella parata di Okoye sul colpo di testa di Okoye è la parata dell'anno per l'Udinese, perché per la valenza e per la bellezza. Da lui si può ripartire. Chiaro che è stata anche strana la situazione dei portieri, siamo partiti con Marco Silvestri, poi Marco è incappato in una stagione non felice e Okoye
al netto di qualche ombra, il gol di Pellegrini con la Lazio, il posizionamento della barriera, magari un paio di uscite che potevano essere fatte meglio, ha dimostrato però tutte le sue qualità e tra i pali di essere anche davvero un portiere molto affidabile. Secondo te si riparte da lui o addirittura potrebbero esserci delle sirene di mercato per Okoye? Questo anche non è da escludere. Sì, beh, allora, partiamo dal presupposto che umanamente quello che è successo a Marco Silvestri dispiace, perché è stato il nostro portiere titolare per 2 anni, facendo benissimo. Purtroppo è incappato in quella serie di partite da cui non è riuscito a uscire, e quindi ha portato la gestione tecnica a effettuare un cambio tra i pali, ma ecco, non va dimenticato che comunque Marco ha fatto 2 anni di altissimo livello con la nostra maglia. Okoye ha dato delle buonissime sensazioni tra i pali, ha dei difetti sicuramente su cui può e deve lavorare, è un ragazzo ancora tutto sommato giovane per essere un portiere, deve sicuramente lavorare sulle uscite, sui tempi, spesso talvolta abbozza delle uscite per poi rientrare o non esce affatto, mandando un po' in crisi la difesa, quindi su quello sicuramente ha margini di miglioramento, può lavorarci sopra e soprattutto il tempo è dalla sua parte. Tra i pali abbiamo già visto che può essere un portiere sicuramente interessante, perché ha distribuito qui e lì durante il corso della stagione delle parate molto importanti, tra cui appunto quella che abbiamo anche appena rivisto su Okoli, che è stata fantastica per riflesso, movimento, lettura, tutto. E penso proprio che si ripartirà da lui. È chiaro che ecco, i portieri buoni a loro volta iniziano a essere merce rara, perché un po' alla volta stiamo assistendo a un a una perdita un po', ecco, di oggi mi impappino per l'emozione, purtroppo va così, diciamo che stiamo assistendo un po', ecco, a un impoverimento lato anche portieri, perché ci sono piazze che ne stanno cercando, la Juve si è fiondata per esempio su Di Gregorio, quindi è chiaro che magari qualche rumor di mercato potrebbe uscire. Abbiamo dalla nostra il fatto che Okoye per ora ha fatto solo tra virgolette 6 mesi, quindi magari ecco un altro annetto almeno ad Udine buono può farselo tranquillamente, senza andare già a pensare a stravolgimenti dettati dal mercato. Quindi credo che il numero 40 sarà per l'anno prossimo il nostro estremo difensore. Ci sarà più che altro da fare qualche riflessione magari ecco sul vice che lo accompagnerà durante il corso della stagione, perché è chiaro che Marco credo avrà giustamente ambizioni di andare da qualche altra parte a fare da titolare, perché avrebbe tutti i mezzi per difendere ancora una porta da protagonista e non da spalla, ecco. Sì, ci sta assolutamente dopo la stagione emotivamente difficile di Marco, mi unisco insomma a quello che è il tuo ragionamento, un portiere che ci ha blindato un paio di salvezze in maniera importante, un paio di stagioni davvero ottime, incappato in un momento negativo e chissà, proprio essendo iniziata questa spirale negativa, possa trovare, anche se ci saranno possibilità, nuova linfa fuori da Udine, ma è un portiere che ne ha assolutamente tutti i mezzi, anzi su questo poi si ragionerà. Difesa, lì chiaro dipende tutto dal mercato, perché Biol diventerà un appetibile, anche l'Inter insomma lo ha sondato, Perez non scopriamo nulla, ogni sessione si avvicina a qualcuno, quindi lì secondo me è un reparto che sarà molto condizionato dal mercato. Christensen, devo dire, quantomeno anche lui qualche lacuna qua e là, però è cresciuto molto nella seconda parte di stagione, e allargo il discorso agli esterni, forse è lì che vanno fatti gli interventi un po' più mirati, cioè alla fine Camara ha tirato fuori una stagione buona, magari non eccezionale, per il resto non si sono avute grandissime risposte. No, purtroppo sicuramente sugli esterni bisognerà fare dei ragionamenti, a partire da come si vorrà andare sempre a giocare, perché poi tutto va a dipanarsi in base alla logica che vuoi portare in campo. Vogliamo riconfermare una difesa 3 e allora sicuramente gli esterni avranno bisogno di un piglio in più rispetto a quello che hanno avuto quest'anno. Camara, ottimo ragazzo, è uscito un po' alla distanza, a me dà la sensazione di essere più un terzino, magari un po' più di spinta rispetto al normale, ma più terzino che quinto. Stesso discorso per i Zibue, mi dà la sensazione di essere più un 4 di difesa che un quinto, perché comunque la gamba c'è, talvolta ecco negli ultimi metri ha dimostrato delle lacune tipiche magari di chi è abituato più a difendere che ad attaccare, quindi ecco sicuramente hanno fatto i ragionamenti in questo senso. Se si vuole riconfermare la difesa 3 serviranno due quinti un po' più efficaci negli ultimi 30 metri. Ecco, purtroppo con Cannavaro abbiamo visto finire un po' in disparte, per motivi che
chiaramente sa il tecnico, e visto che insomma alla fine è arrivato al traguardo importante, ha avuto ragione. Abbiamo visto un po' sparire Zemura. Ecco, Zemura mi è sembrato un po' più quinto rispetto a Camarà, però è finito veramente un po' nel dimenticatoio, ed è un ragazzo su cui andranno fatte un po' alcune valutazioni di merito, perché può essere un ragazzo che puoi lavorare, ecco, come quinto tutta fascia. E poi c'è Feste Bosele, che purtroppo, al di là del passo clamoroso che ha, dell'accelerazione bruciante che ha a disposizione, è incappato in degli errori di immaturità che probabilmente, ecco, magari potrebbe andare a limare con un annetto in prestito altrove, dove magari puoi sbagliare un po' di più, perché purtroppo in Serie A certi errori li paghi caro, e ne ha commessi di importanti purtroppo nel corso di questa stagione. Chiudiamo, insomma, spostiamoci anche sul centrocampo, dove effettivamente le note positive comunque ci sono state. Lovric magari non ha bissato l'ottima prima stagione, ma è stato importante. Samardžić, anche qui è chiaramente tutto legato alle squadre che si rifaranno sotto, inevitabilmente per lui, perché anche in una stagione di chiaroscuro ha fatto 6 gol e 2 assist, e questo non può essere ignorato. Samardžić bene o male cresciuto. Poi c'è Pagero, che ha dato ottime risposte. Zarraga all'occorrenza, direi che ha fatto benissimo ed egregiamente il suo, anche se penalizzato dalla prima giornata. E Wallace, e poi c'è Wallace, perché ovviamente che lui è il giocatore che viene sempre magari poi accostato a una partenza in Brasile, ritorno a casa, cominciano a essere parecchi gli anni. Potrebbe anche essersi, secondo te, considerato chiuso il ciclo di Wallace? È un giocatore davvero che ha colpito tanto, per quanto quante lacrime ha versato di gioia e anche di sfogo di una frustrazione, di un periodo difficile. Come ho commentato nella telecronaca, è stato bellissimo vederlo così, perché molto spesso viene individuato, additato come un giocatore che magari è poco coinvolto, no? Perché lui ha questo modo di fare un po' distaccato, ma in realtà a tenere l'Udinese in Serie A era quello che veramente ne aveva la maggiore voglia, e si è visto con le sue lacrime. Però è un giocatore anche su cui fare le riflessioni. È difficile immaginare un Udinese senza Wallace, ma puntini puntini. Sì. È chiaro che è difficile immaginarla, anche perché non va mai dimenticato, al di là delle tante critiche che riceve, che è il miglior recuperatore di palloni della Serie A. E non è un fattore da sottovalutare questo, perché in fase di rottura Wallace anche quest'anno è stato fondamentale, al di là degli alti e bassi che hanno un po' tanti giocatori, non tutti possono essere costanti al 100% per tutte e 38 le partite. Però il brasiliano comunque è stato un perno fondamentale anche quest'anno, e più che altro lui ha un problema legato al ruolo, no? Perché viene messo lì in cabina di regia, e magari, sai, il tifoso si aspetta che sia lui un po' a impostare il gioco, cosa che magari è meno nelle sue corde. Gli andrebbe affiancato, da questo punto di vista, qualcuno che effettivamente sia un play di ruolo, in modo che si crei il giusto mix. E perderlo sicuramente sarebbe una lacuna poi importante da andare a coprire, perché comunque i suoi numeri li portano ragazzi come Lobotka, che è al Napoli quando ha vinto lo scudetto, lo ha inseguito nella classifica dei recuperatori dei palloni. Sono numeri che ha Barrenechea, che quest'anno sì, era Frosinone, ma in prestito dalla Juve, che se l'era già assicurato. Non sono tantissimi i mediani che hanno quelle capacità in fase di non possesso palla, quindi sicuramente è chiaro che dopo tanti anni può starci magari che abbia voglia di tornare in Brasile, come può starci anche che faccia un salto ulteriore, perché comunque qualche rumor qui e lì di qualche big che lo ha tenuto in considerazione, almeno lato osservatori, poi da qui a parlare di interessamenti reali ce ne passano di vite 6, non una, però comunque è un ragazzo che per numero ha colpito in tanti. Quindi Wallace andrà tenuto sicuramente, andrà monitorato quest'estate, perché una sua partenza non sarebbe un fattore da sottovalutare. È vero. Assolutamente, è un giocatore che comunque leader silenzioso in tutti i sensi, sposta gli equilibri, e davvero sottolineiamo però quello che è il suo grande attaccamento in questa fase finale, ma
piuttosto sottolineerei quello che hai detto tu adesso, Davide, la sua incisività nei recuperi palla, che è una cosa fondamentale nel calcio, soprattutto per squadre come l'Udinese, soprattutto l'ultima versione che andava magari un po' più ad aggredire alto per recuperare la palla. Ecco, quando è un giocatore del genere che te ne recupera X a partita, puoi fare sicuramente un maggior numero di occasioni da gol. Sono discorsi che ovviamente rimarranno aperti fino a ufficializzazioni, quelle sui giocatori ce ne vorrà, perché poi alla fine il mercato rimarrà aperto fino alla fine del mese di agosto e avremo tanto di cui parlare. Ripetiamo anche quello che è il titolo della trasmissione di oggi, il primo nodo che verrà affrontato e risolto da Gino Pozzo in tempi brevi sarà quello della guida tecnica, se restare con Cannavaro in sella o valutare altre opzioni. Lasciamo il panorama aperto, ci accodiamo a quello che dicevi tu, Cannavaro che sul campo si è meritato almeno un 50% di conferma, e poi vedremo se ci saranno altre opzioni. Io intanto ti ringrazio, Davide, per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Un ringraziamento a Davide Marchiolle, adesso ci lasciamo prima della sigla con l'ultimo estratto della lunga intervista del padron Gianpaolo Pozzo. Come non chiudere con chi è stato sempre migliore in campo anche nelle ultime giornate, anche contro l'Empoli e anche a Frosinone, il pubblico. Il messaggio del padron Pozzo ai tifosi per la prossima stagione, poi sigla e ci vediamo domani. Devo dire che faremo di tutto perché non succeda in futuro, poi non posso garantire, perché nel calcio ci sono tanti imprevisti, no? Però faremo in modo che non si ripeta più una stagione come questa, di non far soffrire e non soffrire, perché siamo tutti nella stessa barca, no? Quindi io ringrazio per quella solidarietà che hanno dato alla squadra, che è servita moltissimo per salvarci. Questi ultimi mesi che la tifoseria ha fatto quadrato attorno alla squadra ha servito molto, e credo che sia, diciamo, un contributo importante proprio per aver raggiunto questo obiettivo, no? E quindi la mia raccomandazione è che continuino così, e noi continueremo a cercare di fare meglio di quello che abbiamo fatto.